TG News Puglia, ogni ora sulle cronache TV. Ben ritrovati con questo nuovo aggiornamento del TG Flash Puglia con Mimmo Moramarco dalla redazione. Oltre il 98% dei lavoratori di ArcelorMittal Taranto sono stati interpellati dal sindacato USB con un questionario e ritengono che la multinazionale non sta rispettando il contratto stipulato con il governo e l'accordo sindacale del 6 settembre e che a un anno dall'ingresso di ArcelorMittal, dal punto di vista della sicurezza degli impianti e dell'ambiente, la condizione del siderurgico non è migliorata. Durante l'Angelus della domenica, Papa Francesco ha ringraziato il comune e la diocesi di San Severo per l'intesa che permetterà ai braccianti dei cosiddetti ghetti della Capitanata di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e l'iscrizione all'anagrafe comunale. Sono stati 111 con 244 vittime, tra cui 6 bambini, gli incidenti plurimortali registrati in Italia nei primi 9 mesi del 2019 dall'Associazione dei Sostenitori della Polstrada. In 92 episodi coinvolti autovetture, in 11 autocarri, in 1 un pullman, in 7 le moto, in 2 un velocipede e infine in 6 un pedone. Fra le regioni con il maggior numero di incidenti plurimortali nei primi 9 mesi del 2019, purtroppo primeggia la Puglia. Subito dopo Emilia-Romagna e Lombardia. Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nel corso dei lavori nel Maxi Cinema Andromeda di Brindisi per le opere di ampliamento della struttura. Gli artificieri e le forze dell'ordine si sono occupati della messa in sicurezza dell'area. Proprio oggi un ulteriore sopralluogo di approfondimento. Ed è tutto per questo aggiornamento del TG Flash Puglia. Appuntamento al prossimo.